Tanto ti presento come se fossimo al solito in una telefonata. Sì. Siamo felici stamattina, 1° maggio, dall'altra parte dello schermo c'è Jesse Adamoghi, firma di Repubblica, di cui 2 o 3 settimane fa ci siamo avvalsi per incominciare questa rubrica La Buonanotte col Sorriso, no? E cioè aveva raccontato un aneddoto legato a Franco Scoglio che vi aveva fatto salire a te e a Gian Piero Timossi sul pullman del Genoa per tornare a Genova da Pisa, se non ricordo male. E poi più avanti ci siamo ritrovati invece con questa rivista da cui abbiamo estrapolato l'episodio di Lino, no? Di Episodio di quando era Lino che io stato ricordo bene, l'episodio lo con... ricordo benissimo. C'è chi fa un po' Ecco. di confusione perché purtroppo l'Udinese quegli anni veniva a Marassi e vinceva sempre. Non è il famoso 5-0 di Zico arbitro Pairetto, perché quello, È il 3-3. ahimè, fu una vittoria cristallina e l'arbitro, anche se era Pairetto, che a Genoa certo non portava fortuna, diciamo così, non c'entrava niente. Era l'anno prima, l'arbitro era tale Altobelli di Roma, ne fece veramente di tutti i colori. La famosa partita giocata sotto un acquazzone incredibile nel fango, il Genoa che aveva lottato ed era riuscito comunque a uscire tra gli applausi. La gradinata aveva chiamato il Genoa, la squadra sotto la Nord, a tributargli un grandissimo applauso. Era finita 3-2 per l'Udinese. C'era Edinho, il giocatore più importante di quell'Udinese era Edinho, c'era Suriak, e il Genoa aveva lottato ed era stato affossato dall'arbitro Altobelli, che poi qualche anno dopo fu inquisito e fu processato per usura, quindi non era uno stinco di santo, e Lino forse ci aveva visto giusto arrampicandosi sulla griglia del parterre della tribuna urlandogli di tutto. E lo ricordo bene perché quel pezzo l'avevo fatto io. Il giornale era Genova Sport, era un settimanale che andava in omaggio nei bar e sui campi sportivi. Raccontaci un po' di questo settimanale, chi ci scriveva, in che anni è uscito, poi parlavate molto anche di calcio, cioè, era anche improntato al calcio dilettantistico, Era credo. soprattutto improntato al calcio dilettantistico. Direi che fu una bellissima esperienza. Siamo veramente divertiti tanto, tanto, tanto. Fu un'idea di Pino Villine, il grandissimo Gogliarda, animatore di tanti anni di Baistrocchi. Pino Villine con la moglie Jo, che tutti quelli del calcio dell'epoca ricordano sempre con affetto. Purtroppo Pino se n'è andato abbastanza presto, la Jo pochi anni fa. E all'inizio c'erano i due, diciamo, editori, erano Pino Villine e Augusto Spinetti, un vigile urbano molto noto nell'ambiente del calcio dilettantistico. Poi Spinetti ha mollato, è rimasto solo Pino con la moglie. Abbiamo fatto anni veramente divertenti, e c'era una redazione, tra virgolette, importante, perché Pino aveva voluto che io facessi direttore, poi comunque c'era Edoardo Bozzano, c'era Stefano Zaino, c'era Pippo Erichè, c'è Stefano Picasso che è diventato un volto noto del C3 Liguria. Insomma, era abbastanza viva e fermente la redazione, però sempre improntata al sorriso, un po' di goliardia. Insomma, non erano tutti seriosi come sono adesso, anche si prendono sul serio anche nei dilettanti molti adesso. E tutte le io vado a raffica, poi se vuoi interrompimi quando No, vuoi. no, no, ma noi ci interessa proprio di conoscere questa rivista e l'idea è di portarla avanti, magari a puntate. Insomma, so che tu hai un bel archivio di questi giornali. E gran parte degli annali di quella rivista di Genova Sport li ho passati a Carlo Campione, campione veramente di cognome, non solo perché giocava bene nei dilettanti, era un centravanti del Baiardo, del Levanto, dell'Ortomercato, bel centravanti. Io avevo ribattezzato il Mario Kempes dei poveri perché era forte fisicamente, pigliava un fracco di botte, non si fermava mai. E Carlo Campione pazientemente pubblica tutti i giorni da anni ormai su una pagina Facebook che si chiama Ciao Ragazzi, gruppo dilettantistico anni 70-80, articoli, foto di quegli anni, foto in tutte quali, tutte in bianco e nero di quegli anni eroici. È venuto a casa, mi ha saccheggiato tutta la collezione di Genova Sport, ma io sono stato ben felice perché così, invece di prendere polvere in cantina, sta rivivendo un po' di popolarità. E c'è appunto questo articolo sul nostro amico Lino, che era un personaggio straordinario, e
ti racconto questo aneddoto. Un anno c'è la semifinale al Palasport tra il Genoa Club Box Lagaccio e una squadra abbastanza forte, non ricordo il nome, comunque Genoa Club Box Lagaccio, io ero il direttore sportivo di quel Lagaccio, Lagaccio storico, Cappello, Rondoni, Belluto, Leto, Orlando, Franchino Alfieri, insomma chi più ne ha ne metta, era una squadra di temperamento ma anche con buone doti tecniche e si gioca sta semifinale. Quando designano Marmorato tutti contenti perché Marmorato è di Pizzo Calabro e a Lagaccio all'epoca erano il 49% di Pizzo, il 49% napoletani e un 2% misti, quindi giocavamo in casa, genoano, di Pizzo Calabro, figurati, siamo già in finale. Ha annullato un gol all'ultimo minuto che era il gol del pareggio alla star di quella squadra del Lagaccio che era Conti e lui sostiene ancora adesso, per me era valido, e lui sostiene ancora adesso che era nettamente un gol di mano e l'aveva scoperto in questa mischia in area di rigore, in questo semifinale bollente del Palasport, perché Conti si era fatto male al gomito, al polso la partita prima, aveva il polso fasciato, quindi lui ha visto questa mano bianca colpire, la mano de Dios di Maradona in anticipo, colpire il pallone e quindi ha annullato Conti, che poi, Conti Salvo, che era il presidente di quel Lagaccio, altro super genuano, è stato quell'estate, l'abbiamo ceduto all'Entella, dove Seghezza, altro genuano, viene veramente un leitmotiv, Seghezza, altro grande genuano, che aveva giocato nel Messina in B e finiva la carriera all'Entella come giocatore allenatore, aveva voluto a tutti i costi all'Entella, fu un trasferimento record, 12 milioni. Comunque il gol del Golden Boy Conti, annullato dal genuano Lino, per un fallo di mano che non c'era al VAR, ancora adesso si discute se era fallo di mano o meno. Ma questo è il bello del calcio dilettantistico, che da questa situazione bisognerà vedere come ne uscirà. Ma io ti volevo chiedere un ultimo aneddoto e poi appunto l'augurio e la nostra volontà è anche attraverso la pagina Facebook che dicevi di Carlo Campione di portarlo avanti settimanalmente, perché il calcio dilettantistico a questo punto abbiamo una responsabilità anche noi, perché si parla tanto di Serie A, Serie B, campionati esteri, ma c'è anche il calcio dilettantistico. Ma c'è un episodio, visto che abbiamo aperto con scoglio questa rubrica e questa tua intervista che andrà in onda domani sera, vorremmo chiuderla di nuovo col professore. C'è, parlando anche con Lino, un episodio, l'arrivo di Miura, non so se tu te lo ricordi, perché immagino che te lo ricorderai, alla Rosa Camuna, che mi è parso di capire fosse un hotel di un amico del presidente Spinelli. E raccontano di questo arrivo di giapponesi al l'hotel, più che di un amico, io non so in quale modo fosse, c'entrava il ministro Prandini, che era il ministro, il famoso ministro delle infrastrutture, che fece costruire a Spinelli l'autostrada del Frejus, e che Spinelli, abilissimo a saltare su tutti i partiti dell'arco costituzionale a secondo di chi occupava posti di governo, Prandini, quando arrivò a vedere l'ultima di campionato Genoa Barletta, che si giocava a Pisa perché Marassi lo stavano rifacendo per il mondiale, Spinelli abbracciò definendolo il Van Basten della politica. L'albergo, quindi il Genoa finì in ritiro a Borno, non Bormio, a Borno, la località è Borno, e perché era, non so se direttamente di Prandini, di sua moglie, in qualche modo c'entrava Prandini, adesso non ricordo per bene in che modo c'entrasse Prandini. E Miura è arrivato, io non so cosa si riferisce io, perché ce n'è milioni di aneddoti su Miura. Miura è arrivato, non eravamo noi abituati. Ma mi ha parlato una carovana di giapponesi. Sì, era, infatti non eravamo abituati ai giapponesi, era il primo giapponese che sbarcava in Italia, forse in Europa, ma sicuramente in Italia era il primo, e poi era anche il giocatore più forte del calcio giapponese. Lì devo dire che Maurizio Casasco, che ora vediamo sempre in TV come responsabile dei medici sportivi italiani e con altri incarichi sempre legati al suo vero mestiere, che è quello di medico, aveva avuto un'intuizione felice. Anche Casasco era legato ovviamente al ministro Prandini, ebbe un'intuizione felice perché averlo saputo sfruttare questo Miura sarebbe stata una gallina dalle uova d'oro, non tanto in campo quanto come indotto proprio economico.
Comunque arrivò con una pletora, era il miglior giocatore giapponese di tutti i tempi, credo che lo resti tuttora, il miglior giocatore giapponese di tutti i tempi, arrivò con una pletora di giornalisti al seguito e Scoglio impazziva, li definiva sono come gli indiani che strisciano nella notte, io non li vedo, non li vedo, non li sento arrivare, mi giro e ho 100 di questi, chiamava musi gialli, adesso si può dire perché è caduto in prescrizione, all'epoca ovviamente censuravamo questa espressione di Scoglio riguardo ai giornalisti giapponesi, ce l'aveva dappertutto, dice sono circondato, sono come gli indiani, strisciano, non fanno rumore, non si sentono, mi giro e sono lì coi microfoni che mi vogliono chiedere qualcosa di Miura. Lui ovviamente non lo vedeva, Miura non lo faceva più scarso di quello che fosse, in effetti non era un grandissimo giocatore per il calcio italiano, ma così scarso non è. Guarda Jesse, ti ringrazio a nome di tutti e ti faccio un'ultima domanda di chiusura che credo sia doverosa, ma te che idea ti stai facendo di questo momento? Cioè il campionato sarebbe meglio che andassi in archivio, è diventato un tira e molla francamente Sì, è diventato un tira e molla. Io capisco le difficoltà di tutti, perché è un momento complicatissimo e difficile, soprattutto è difficile per i piccoli imprenditori, per gli artigiani, per chi ha un'attività commerciale in proprio, è difficilissimo. E lo è difficile anche per le società di calcio che hanno altri problemi e comunque anche loro hanno i problemi. Però è tirare per la giacca il governo in questo momento in cui tutti vorrebbero date certe, ma bisognerebbe avere la sfera di cristallo e capire veramente questo virus anomalo che nessuno conosce come si comporterà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Date certe non se ne possono dare a nessuno, tantomeno che al calcio che è importante, ci diverte tutti. Credo che il governo sia il primo a voler ripartire col calcio, perché come dicevano gli antichi romani, il circenses comunque è utile a chi governa, perché distrae un attimo dai pensieri. Tutti vorremmo ripartire e rivedere il calcio. Io personalmente vorrei rivedere il calcio vero, cioè in uno stadio, con i rumori, con il tifo, con i cori, con i giocatori che esultano e si abbracciano. Questo calcio che dovrebbe essere così, in stadi vuoti, giocatori che non possono abbracciarsi dopo un gol, senza tifosi, senza gente, è uno spettacolo popolare, un grande romanzo popolare. Se togli la gente al calcio è come togliere gli spettatori a uno spettacolo teatrale. Che senso hanno? Che senso avrebbe che vanno a recitare su un palcoscenico a teatro gli attori e non c'è nessuno in platea? Sarebbe solo per salvare i diritti televisivi. La proposta di Galliani, che ha fatto già da tempo, Galliani aveva mille difetti, ma è uno che il calcio l'ha masticato partendo dalla gavetta da Monza e ora è tornato a Monza. Ripartiamo a settembre in sicurezza, giochiamo da fine agosto sino a metà novembre il campionato che manca e poi ripartiamo, facciamo un campionato nell'anno solare, approfittando anche che poi sarà l'anno dei mondiali. Il 2022, Certo, quindi ti abitui già. Secondo me la proposta di Galliani è la più sensata, anche perché i calciatori che qualcuno vorrebbe far passare per dei viziati, in realtà sarebbero come dei lavoratori che vanno a rischiare, hanno il diritto, pur guadagnando sì, quello che ma guadagnano, comunque l'altro nessuno gli toglie il diritto di dover giocatore. operare in sicurezza. E poi comunque il calcio, lo dico sempre, il calcio senza la gente è come fare l'amore con una bambola gonfiabile, non ha proprio senso. Il calcio senza la gente non ha senso. D'accordo, sì, sono sicuramente d'accordo e con questo chiudiamo di rivederci quanto prima in uno stadio pieno di tifosi al Ferraris a commentare, a fare la cronaca di una partita di calcio perché manca un po' a tutti e ci teniamo vivi con questi aneddoti che voi potete raccontare, avete sicuramente un bagaglio notevole da poter veicolare. Jesse, Una io ti volta riauguro buon 1º maggio a tutti. Lino Marmorato mi arbitrò una finale del Peglimare e io giocavo, era una grande squadra, io da Grammo però giocavo con Gorina e con altri, che era veramente un'ottima squadra. La finale vincevamo 1-0 e lui mi fischiò un rigore contro per una trattenuta lievissima di quelli da VAR di adesso, cioè l'hai tenuto, così hanno rifatto la partita, la finale si ripeteva allora al Peglimare, ha rifatto la partita e ha rifatto l'incasso l'organizzatore, era felicissimo l'organizzatore, che credo fosse un amico di Lino. Buonanotte a tutti.
Ciao Jesse, grazie mille.